Ibriaco il volante si schianta contro un palo, l'auto prende fuoco e manda in blackout l'illuminazione pubblica. Nei guai è finito un ventottenne comasco che nella notte fra giovedì e venerdì ha perso il controllo della sua vettura a Meda. Stando a quanto raccontato i carabinieri, intervenuti intorno alle due di notte, il giovane ha visto uscire il fumo dall'auto ed è finito contro un palo delle luce. La vettura ha poi preso fuoco e le fiamme hanno interessato anche i cavi dei lampioni. Nel giro di 50 metri tutto l'impianto è andato in blackout. Quanto riportato dal conducente a quale è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al grammo per litro di sangue ed è stato per questo denunciato è il vaglio dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e una squadra dell'Enel per ripristinare l'impianto adatto in cortocircuito. E sempre giovedì sera i carabinieri hanno passato al setaccio i locali della Movida di Seregno, un'operazione che ha visto coinvolto anche un elicottero del nucleo di Orio a Serio. Controllate 228 persone, oltre 100 veicoli e 7 esercizi commerciali. Durante queste verifiche due bar del centro Seregno sono stati sanzionati perché sorpresi a somministrare alcol a minori. Nel primo bar, già balzato alle cronache lo scorso inverno per una discoteca clandestina nello scantinato, e già sanzionato penalmente per somministrazione di alcol a minori, i carabinieri hanno nuovamente colto il titolare mentre consegnava un ciupito di vodka a una minorenne. Nel secondo bar, invece, anche questo non nuovo alla somministrazione di alcol ad adolescenti, i carabinieri hanno trovato un tavolo dove erano sedute due ragazze minorenni, alle quali era stata servita della birra, credendo erroneamente che l'età minima per poter acquistare dell'alcol fosse 16 anni.